abbiamo un intervento immediato, ripristino di una certa viabilità anche per, nei confronti dei turisti che vengono, che insomma facciamo delle gincane pazzesche per poter evitare delle buche al meglio, però ne eviti una, magari ne prendi una peggio. L'ultimo incidente nella tarda serata di ieri, un giovane motociclista finito in una delle tante buche sulla strada che dalla stazione porta in via dei Gasperi a Pescara. Puntuali, mattinate e rilievi da parte dei tecnici e del sindaco stesso, Carlo Masci, ad assicurarci che questa notte partiranno i lavori. Dovevano in realtà partire molto prima, ma le frequenti piogge, ci ha riferito il sindaco, ci hanno costretto a dilatare i tempi dopo che un tratto era già stato asfaltato. A protestare però per una situazione che dura ormai da troppo tempo i tassisti, che già lamentano la mancanza di una serie di servizi essenziali in quella zona, ma che a causa delle condizioni del manto stradale hanno dovuto anche patire diversi danni ai propri mezzi. Ho le mie gomme invernali in deposito, saranno da buttare perché sono tutte con le bolle. La mia collega ha cambiato la gomma 2-3 giorni fa, gomma nuova tra l'altro, e ha dovuto risostituire di nuovo la gomma, che ogni buca si rischia tantissimo, quindi si esce per fare una corsa da 10-20 euro, ce ne rimetti 100.